Attenzione. Io ho preparato un bel discorso perché non sono un oratore di piazza, però non mi va di leggerlo. Io mi voglio godere in silenzio questo spettacolo, perché voi siete uno spettacolo. Siete lo spettacolo più bello, colorato, coraggioso, concreto, che risponde alla tristezza delle istituzioni, dove scrivono leggi che non si possono capire, sono scritte apposta per non farcele capire, con dei giornalisti che non sanno raccontarcele. In quelle leggi c'è scritto che dobbiamo soffrire. E allora noi possiamo prendercela con un nemico, oppure possiamo capire quali sono le nostre responsabilità. E io penso che le persone che oggi sono qui, che hanno scelto di venire in un posto senza sapere chi eravamo, quanti saremmo stati, hanno capito che cominciamo a doverci prendere le nostre responsabilità. Perché se nelle istituzioni si tutelano i diritti dei capitali, delle merci, e si scordano dei diritti delle persone, siamo noi che dobbiamo farci carico, siamo noi che dobbiamo fare le cose che non vengono fatte lì dentro. Non sarà facile, perché per molti anni abbiamo smesso di occuparci di politica, perché la propaganda ha scritto nei nostri cervelli che la politica è una cosa sporca, perché nelle televisioni di Stato ci insegnano che dobbiamo star lontano, che dobbiamo lasciar fare i mercati, lasciar fare i tecnici. Ma noi abbiamo le risposte, non loro. Noi dobbiamo prendercela la nostra responsabilità, dobbiamo organizzarci. E questa giornata è importantissima perché possiamo toccare con mano che persone che non si conoscono, che fino a 2 mesi fa non avevano neanche idea che avremmo potuto fare insieme qualche cosa, riescono a muovere tante persone da tante parti d'Italia. Ecco, questo deve essere solo l'inizio. Questo sarà solo l'inizio. Grazie a tutti voi. Grazie a Guido, che è stata una delle colonne portanti del comitato promotore. Adesso vorrei dare la parola a Enzo Pennetta. Vedo, è una cosa che ci stupisce, che siete ancora in tantissimi qui ad ascoltarci. Io sto cercando di tagliare i tempi perché molti di voi so che debbono partire, stanno anche lontano. Stiamo per concludere, vi prego, resistete perché ci sono ancora alcuni di noi che debbono parlare, tra cui alcuni amici stranieri. Enzo è un grande amico, lo conoscete anche voi forse. Grazie a tutti. Beh, non vi voglio trattenere molto, però ci sono delle cose che credo importanti da dire e vadano dette. Oggi questa piazza ha qualcosa di diverso da altre piazze, qualcosa di nuovo. La novità è che chiunque di noi presente in questa piazza sa che se vogliamo fare qualsiasi programma, se vogliamo programmare qualsiasi futuro per noi, per i nostri figli, questo non sarà possibile se prima non liberiamo l'Italia. È un passo indispensabile, se no i programmi vengono sempre da fuori. E allora vorrei indicare 4 liberazioni enormi da fare, ma dobbiamo essere consapevoli. Prima liberazione da quel sistema di dominio che si chiama Unione Europea. Un'unione che per essere unione di stati somiglia un po' troppo agli imperi centrali d'inizio Novecento. Del suo strumento di dominio che si chiama euro. Le due liberazioni vanno insieme evidentemente. Hanno detto che ci hanno dato 70 anni di pace, una menzogna vergognosa. Abbiamo bombardato la Jugoslavia, abbiamo bombardato il Nord Africa, abbiamo distrutto la Grecia e ci dicono che questi sono anni di pace, come diceva qualcuno qui 2000 anni fa. Hanno fatto un deserto e lo chiamano pace. Terza liberazione, liberarsi da una condizione coloniale, di chi, col pretesto di averci liberato, ci ha occupato.
110 basi militari, se non sbaglio. Diverse gabbie, come vediamo. Riprendendo una metafora di Enrico Mattei che parlava dell'Italia come un gattino fra due grandi cani che non volevano farlo mangiare, oggi la vedo come un osso conteso fra due cani, l'Europa e la NATO, ciascuno dei quali vuole tirarselo dalla sua parte. Bene, diciamo che noi non siamo un osso. È finita. Quarta e forse prima liberazione da compiere, la liberazione culturale. Noi abbiamo subito modelli culturali neoliberisti da decenni che ci hanno convinti, magari qua no, e questa è la consapevolezza di questa piazza, ma tutto intorno sì, che l'essere umano funzioni secondo le regole del mercato. Se noi non ci libereremo da questa convinzione, qualsiasi altra operazione di liberazione non potrà avere successo. Liberazione dal modello antropologico neoliberista dell'uomo hominilupus, dell'uomo economicus e con quell'orrendo termine del consumatore. Non siamo consumatori, dobbiamo dirlo. Il nuovo modello antropologico, nessuno meglio di noi può elaborarlo. Noi, l'Italia, siamo in una posizione privilegiata perché storicamente, guardiamoci intorno, abbiamo sempre proposto modelli antropologici. Ci hanno detto negli ultimi decenni che questa era un'italietta. Diciamo chiaramente, l'italietta non è mai esistita se non nelle loro teste. L'Italia è sempre stata una grande Italia oppressa. Quando vedo le cose che non funzionano, i soldi che mancano, dico, ragazzi, ma è l'economia di un paese in guerra, cosa ci aspettiamo? Ci abbiamo l'esercito invasore, vogliamo anche fare le cose che ci interessano? Questa è l'italietta che loro dicono che è colpa nostra. E allora, per fare questo, un'altra consapevolezza, non ci sarà nessun liberatore da fuori. Non può esserci nessun liberatore da fuori e non deve esserci nessun liberatore, perché non esistono. I liberatori occupano. O ci liberiamo da soli o non ci libereremo. Abbiamo però degli alleati. I nostri alleati sono i popoli greco, spagnolo, francese, inglese, i popoli che ci possono aiutare liberando se stessi, e noi aiutiamo loro liberando noi stessi. Concludo con una riflessione sull'enormità dell'impresa che c'è davanti. Parafrasando qualcuno, come ho già detto altre volte, siamo realisti, stiamo chiedendo l'impossibile. Ma è un impossibile che si può compiere per qualcosa che ho sentito dall'inizio, perché il sistema che abbiamo di fronte, che è un sistema neoliberista, è per sua natura conflittuale, distruttivo e autodistruttivo. In questa autodistruzione si possono aprire gli spazi per una liberazione. È un'impresa difficile e voglio concludere con un altro invito di qualcuno che dovremmo conoscere. Signori, impegniamoci, perché per fare questo avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Viva l'Italia! Grazie. Allora, prima di passare la parola ad Amanda Hunter, che viene a portarci del Brexit Party in Regno Unito, un applauso per lei, perché siamo tutti solidali col popolo inglese che vuole uscire dalla gabbia dell'Unione Europea. Allora, prima di dare la parola, Ramon Franchesa, Manolo Monereo, Michel Desselne dei Gilet Gialli, per favore venite qui sotto il palco. In solidarity with the Italian people gathered here today and our comrades from the other countries that have come here to fight with us today. Like you, I have come to the conclusion that unless we leave the European Union, there can be no future for democratic politics.
Ringrazio tutti i presenti. Io sono arrivato alla conclusione che dentro la gabbia dell'Unione Europea non c'è futuro per nessuno di noi. Chiudiamo qui quindi questa serie di video di questa manifestazione. Grazie a tutti e buonasera.